attiva il segnalatore nell'istante esatto in cui finisce questo timer. Dobbiamo contenere di nuovo il punto zero. Se hanno ragione loro, sarà la fine. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. Se hanno ragione, sarà la fine di tutto. Raga, comincio col dire subito che il fatto che abbiano implementato ieri all'interno del negozio oggetti i cartelli del visitatore, o meglio, scienziato, tra parentesi, è sempre la stessa persona, ci fa subito intuire che la community potrebbe essere esposta ad una sorta di decisione. Ed anche se tutti i file dell'evento finale poi devono essere ancora decriptati, ragazzi, è già tutto deciso da parte di Epic Games. Deve andare in una maniera ed in quella maniera finirà tutto. Immaginate una cosa del genere, la Epic che vi chiede: ragazzi, volete la mappa nuova? Sì oppure no? Raga, non succederà mai. Attenzione però raga, attenzione, non sto dicendo che la community del gioco non sarà esposta ad alcuna decisione. È molto probabile che anche noi avremo la nostra parte all'interno dell'evento. Ciò che voglio dirvi raga è che dopo tutto quello che abbiamo visto ieri dell'Apple Store italiano, è impossibile che non vadano a cambiare la mappa. Forse non interamente, ci saranno tantissimi cambi. I nuovi punti di interesse rivelati circa un mesetto fa tramite leak forse potrebbero essere veri. Di cosa stiamo parlando raga? Qualcuno di voi non ha seguito la questione ieri? Tranquillissimi, guardate questa immagine. Fortnite capitolo 2. Questa ieri era l'immagine di presentazione dell'applicazione Fortnite su iOS. Alcuni non riuscivano a vederla, altri sì, e invece moltissimi a quanto pare da iPad riuscivano. La cosa bella è che a quanto pare si è riuscito a vedere solamente tramite lo store italiano, come già detto. Quindi tale immagine ha fatto il giro del mondo. Anche i streamer più famosi hanno postato questa immagine con scritto Fortnite capitolo 2. Cioè domenica si andrà a chiudere tutto quanto ragazzi, finirà questa storyline con la stagione 10 e da lì in poi ci sarà un nuovo Fortnite. Raga, qua sotto tra i commenti, cosa vi aspettate dalla nuova stagione, dal capitolo 2 e soprattutto cosa vorreste all'interno di una nuova mappa? Cosa dovrebbe cambiare secondo voi la Epic Games? Cosa andrebbe migliorato e cosa invece dovrebbe essere lasciato? Se andiamo ad osservare comunque l'immagine del capitolo 2 ragazzi, notiamo subito una cosa. La prima è che all'interno del fiume ci sono dei nuovi mezzi. Questi mezzi potrebbero essere o delle barche per trasportare più membri del proprio team, oppure raga, io ripensando a Donato Mostarda, perché ragazzi, ricordate i vecchi post di Donato Mostarda su Twitter? Quando posta delle immagini, se non sbaglio, di una scogliera con delle mota d'acqua? Ecco, farei un pensierino anche lì. Quindi ho barche oppure mota d'acqua, ragazzi, nuovi mezzi all'interno di Fortnite. Comunque ragazzi, andiamo a cliccare subito sul negozio oggetti e scopriamo lo shop giornaliero. Eccovelo qui, questo è lo shop di oggi. Ma Mecha Fan e Squadra Mostro. Adesso mi devono dire però perché hanno rimesso questa skin proprio a fine season. I cartelloni mi hanno fatto riguardare subito un'altra cosa che dovevo dire all'interno del video e me la stavo dimenticando. Alla destra dei tre personaggi che sono sulla collina, sul terreno vi è qualcosa di violaceo, un po' fucsia, il che si potrebbe ricollegare a quella zona che è presente vicino a Borgo Bislacco, proprio dove è il cactus. È molto probabile che se ci sarà una nuova mappa, quest'ultima riporterà dei punti di interesse anche vecchiotti, quindi presenti nella vecchia mappa. Questa cosa però non me la spiego raga, rimettere il leader squadra Mecha più i suoi cartelloni, quindi Mecha Fan, Squadra Mostro assieme a Benvenuto oppure Torna a Casa. Raga, nell'evento finale secondo me rivivremo troppe ma troppe cose. Andiamo a guardare lo shop di oggi. Allora, abbiamo una nuova emote di DC, costa 300 V-Bucks e si chiama Maestro delle Arti Marziali. Brava, ripetiamo. Padroneggia l'arte del combattimento, fa parte del set di DC, ma perché non l'hanno mollata quando è uscito Batman? Negli oggetti in evidenza abbiamo un sacco di skin che già conosciamo, quindi partiamo con la prima skin che abbiamo già visto ieri, Paradigma. Poi che cosa abbiamo qui? Le due nuove emote da 100 V-Bucks, Benvenuto e Torna a Casa. Io comunque sinceramente direi proprio benvenuto, benvenuto allo scienziato. Poi abbiamo Distruttrice Combinata, bella potente. Secondo item è la Wrap, che fortunatamente ancora non ho, meno male. 500 V-Bucks per lei, niente di che. La skin Nuts poi ragazzi, che ve lo dico a fare. Skin da 1600 V-Bucks che si presenta con uno stile aggiuntivo ed addirittura con un emote proprio per sé. Super cattivo lui. Ordinaria amministrazione ovviamente non poteva mancare con questa skin, quindi emote dell'evento finale della stagione 9. Fantastica. Poi è tornata Avvoltoio. Da quant'è che non la vedevo questa skin? Non che sia uscita tantissime volte, perché si tratta anche di una skin semi nuova. 1500 V-Bucks per lui. E poi abbiamo Commando. Commando, skin non comune ragazzi, deve essere all'interno del vostro armadietto. Mecha Fan, che poi ha anche due suoni questo, infatti 100 V-Bucks. E poi Squadra Mostro. Quanti ricordi raga, sentite qui che ruggito. Ma tranquilli ragazzi,
ritornerà tutto. Mancano pochissime ore. Hanno reimplementato poi gran parte del set di DC come colpo di frusta. Ovviamente poi Batman, ragazzi, si può trovare all'interno del negozio dove acquistate i vostri V-Buck. Quindi fa parte dello stesso set, però lo trovate a parte, sempre se non l'abbiano rimosso, non ricordo. Questo mi piace, 300 V-Bucks, bat segnale, spacca tantissimo questi mod. Cosa abbiamo poi? Crociato incappucciato, raga. Questo disco, questo background da 200 V-Bucks mi fa impazzire. Allora, il piccone... artigli del gatto, raga, peccano un pochettino, dai, per 800 V-Bucks. E poi abbiamo lei. GG a lei e al suo backpack, che, raga, è tanta tanta roba. La preferisco con questa visiera alzata. Il backpack, come già detto, molto bello, tutto diamantato, fantastico. Raga, come sempre vi ricordo che potete supportarmi tramite tutti i vostri acquisti all'interno dello shop giornaliero cliccando qui in basso a destra su supporto un creatore e digitando al centro della schermata il mio code JKRMartex, tutto attaccato. Cliccate su accetta e riaggiornatelo ogni 14 giorni. Io spero che questo video vi sia stato d'aiuto, raga. Se così fosse, mi raccomando, lasciate un bel like, condividetelo con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Noi ci becchiamo tra pochissimo in live oppure in un prossimo video. Un salutone da Martex, see ya brothers.